nuovo programma di appuntamenti per vivere la città attraverso spettacoli, concerti e visite guidate. Domenica 3 novembre prende il via la terza edizione di Vedi Napoli sacra misteriosa e poi torni, la rassegna promossa e sostenuta dall'Assessorato al Turismo e Attività Produttive del Comune che arricchisce la programmazione di eventi artistici e culturali sul territorio e vede la partecipazione straordinaria dello scrittore Maurizio De Giovanni. La prima novità è che eh puntiamo molto sulla, sulla, sui segreti, sui misteri di Napoli e abbiamo concentrato il fascino della spiritualità e della sacralità della città nel festival della musica, di musica sacra. L'altra novità è che eh, mettiamo nel programma di Sacro e Misterioso anche un piccolo anticipo del Natale. Napoli Misteriosa è secondo me una, la parte più bella e più interessante da raccontare di questa città. Noi proveremo a farlo con moltissimi spettacoli, con moltissimi eventi, eh, con la presenza e l'aiuto di gente che studia i misteri di Napoli costantemente. Si intitola Viaggio nella Napoli segreta verso il Natale perché il calendario di iniziative prosegue fino al 30 dicembre articolato in tre percorsi dedicati ai misteri di Napoli, alla musica sacra e alle festività natalizie. Prevediamo per il prossimo weekend, quello delle feste di ogni santi e dei morti eh, che arriveremo a punte di 135.000-140.000 presenze quindi fenomeno molto importante, e molto significativo per la nostra città e che ci impegna a governarlo. Da questo weekend ci saranno nuovamente i tutor. Le nostre ragazze, i nostri ragazzi che danno il primo, la prima accoglienza ai turisti, ci saranno gli InfoPoint, come sempre questa non è una novità, e anche gli Info Point mobili che servirà appunto ad andare incontro ai turisti e farli sentire a proprio agio nella nostra città. 12 spettacoli, 11 concerti, 7 incontri e 36 itinerari guidati. Per i prossimi due mesi Napoli si propone. A cittadini e turisti, valorizzando luoghi e tradizioni. Avrò personalmente due, due spettacoli. Uno all'inizio, che sarà Il canto del mare, che è una. una... Diciamo, rivisitazione di una novella di Camilleri, Maruzza Musumeci, e un altro alla fine, alla fine di novembre, quando proporremo gli altri, sono più storie relative proprio al contatto tra la vita e la morte che in questa città c'è e ci sarà sempre. Gli appuntamenti tutti gratuiti e su prenotazione sono consultabili sul sito del Comune.